Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CicciaGamer89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite. Mi raccomando, subito un bel pollicione in su per il vostro CicciaGamer89. Oggi vorrei provare ad utilizzare sempre la pistola nuova, le doppie pistole, perché l'altra volta volevo incentrarlo su quello il video, ma non ci sono ben riuscito. Quindi oggi ci voglio riprovare. Signori, mi raccomando, subito un bel pollicione in su per il vostro CicciaGamer89. Per voi oggi è sabato, per me è sempre giovedì che mi sto preparando i video, dato che questa domenica c'è CicciaGamer89 live show con relativi prove eccetera eccetera eccetera. Quindi signori, paracadute sulle spalle e let's go. Ed eccoci qua ragazzi. Allora, dato che effettivamente nei video non vi porto mai boschetto bisunto, direi che volendo ci possiamo andare. Madonna mia la gente che si è buttata, ma probabilmente anche per andare a Pinnacoli, perché comunque qua intorno c'è tanta roba. Anzi, vi dirò che con tutti confusi per quanto riguarda loot è anche migliore. È anche migliore in realtà. Guarda, guarda quanta bella gente. E mi sembra che parecchi se ne vanno a condotti confusi. E io chi sono per non andare a trovare i miei amici? Se quella me la lasci a me, per favore. Cioè, che poi non è che... Ok, quando... quando la sfiga chiama non è che uno... può farci nulla, eh. Ok. Qualcosa c'ho. Per fortuna. Io però sapete che sono abbastanza goloso. Quindi perché doppio? Non capisco. È mio, non ti permettere. Sono un po'... sono un po' confuso. Vaffanculo, va. Camperone. Avrei rosicato se quello mi ammazzava, eh. Perché è rimasto là fermo, immobile. Ci sta, come tattica, ci sta... oltremodo ci sta la tattica, però qui potrei anche aspettare un attimo, ma c'è talmente tanta roba bella che sinceramente preferisco fare così. Ok. Ragazzi, siamo usciti da un bel disastro, eh. Non pensavo di rimanere in vita. Poi sti personaggi non erano così male, eh. Tranne quello che, vabbè, se stava a bere la slurp in quella maniera. Però, oltre quello intendo, è stata molto simpatica. Molto, molto simpatica. Vedi, perché comunque la roba non è stata lootata al massimo. Allora, in questo caso potrei prenderla, ma conoscendo il suolo di questa mappa, vi posso dire che ci arriviamo a 100 di shield anche senza... anche senza bere il bibiton. Quindi, senza bere il bibiton, andiamo qua, ci prendiamo un po' di sta robette. Vedi? Siamo 80. Là già 90.
Ci siamo. Allora, sono uscito da Condotti Confusi vincitore. Almeno da là siamo usciti vincitori. Volevo vedere qua a Boschetto Bisunto se infatti è come penso io che ci sia ancora qualcuno. Ora 20. Non è male. Lui sta bello barricato là sopra. Io non ho niente per ittarlo. E oltre questo probabilmente c'è qualcuno là sotto. Ipotizzo comunque. Ok. Si ripete. Ragazzi, ma ti vedo. Scusa, arrivo subito, eh. Ok. Il problema è che so. Si sta arrivando anche un altro. Ci sta come ragionamento, eh. Mamma mia. Ragazzi, sto finendo tutte le muni. Mamma mia, oh. Ammazza, che dita al culo. Porca mignottona, regà. Certo, mi sembra proprio logica a me come cosa, guarda. Vaffanculo, va. Dai, qualcun altro mi ammazzi. Adesso uno da qua esce, mi dà una bella botta in faccia. Così almeno per farvi capire le partite che trovo, eh. Ma ripeto, ci sta. Anzi, che non è arrivato prima a rompermi le palle questo qua. Oh mio Dio.
quindi. Ragazzi, io non gioco più. Cioè, mi arrivano a catenaccio. Ora, se riesco a refullarmi, sarebbe un miracolo a sto punto. Un miracolo, raga. La partita è stupenda. Bella. Bella, 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 bella. Ovvio, non lo dice nessuno, lo sto dicendo io che è bella, eh. No, perché poi, te la senti troppo, te la tiri troppo. È una cosa mia, raga. È pure un modo per... è pure un modo per gasarmi. Tanto probabile che mo me ne arriva un altro e mi stucca la faccia. Materiali ce l'ho. Scar ce l'ho. Non ho medikit. Non ho bende. Non ho shield. Ho un falò. Ok, insomma, non è tanto male, eh. Per fortuna che a quello l'ho preso in faccia con quelle pistole e l'ho massacrato per bene. Là, io vorrei prenderlo quel... quell'airdrap che sta a 165. Mi avvicino pure, quindi. Vedi, questa mi sa che è una partitaccia di quelle con la gente che fa il fortino. Mi stanno un po' camperatelli. Poi quell'ultimo, tra l'altro, mi ha anche attaccato bene, perché mi ha tirato le granate puzzolenti e mi poteva far male male male. Meno male che sono riuscito poi a ritornargli sopra a costruire come una belva. Ma mi ha tirato delle botte con lo scar allucinanti, ragazzi. Mi ha spezzato. Mi ha veramente spezzato. Però ci sta. Io qua entrerei nel momento che non vi faccio vedere. Cioè non vado a fare tagli, perché secondo me dovete vedere un attimo qua com'è tutta la situation. Qui hanno lootato, ovviamente. Io mi vado a prendere questo legno, che, boh, una botta di vita. Scommettiamo che sta qua dentro? Vi posso dire che è strano, che non so dov'è più l'airdrop. Magari potevo taggarlo. Sai che non lo so. Perché non è che mi sento tanto al sicuro con sto lanciarazzi, eh. Perché più spesso e volentieri faccio più casini che... che robe buone. Vedi, per esempio, là ci sono delle bende che uno non dovrebbe lasciare. C'ho troppe armi. Troppe armi, ragazzi. Troppe armi. Non va bene così. Ho troppe armi. Sembra... no, non ti... allora, gioco però, se te incastri così tu mi fai perdere. Perché qua qualcuno l'ha aperto l'airdrop. Dacci tu, t'avevo visto, eh. Ormai tanto... ormai tanto ci stavo, raga. Lui doppio pompa, va benissimo. A me non mi interessa. Non ci avrà ripreso. Allora, io queste l'ho usate. Però adesso, dato che sto in endgame, ragazzi, fatemi la cortesia, eh. Ok. Allora, visto che stanno tutti qua,
Mi toglierei un attimo dalle palle, sinceramente. Non capisco anche perché questo qua, quel Paolo, se la sta prendendo violentemente con me. Quando so perfettamente che ha fatto. Molto interessante, per carità di Dio, eh. Ripeto, figo e figa come partita. Che cazzo... che gli vogliamo di? Cioè, non gli possiamo di niente, no? Sta ancora qua. E come cazzo ci vado io lì? Ok, nice. Ma se non sbaglio, se non sbaglio, vediamo, sto rischiando tutto quello che volete. Però non è facile. Non è facile. Questo lo carico. Questo lo vado a caricare. Io non so dove. Sapete che non so. Vabbè. Teniamoci buono. Porca zoccolona. Non so come uscire, raga. Niente, è andata secondo me. Ci siamo? Oh, raga, ci ho provato, dai. Ci ho provato, lui mi ha schiattato la faccia, ci sta. Vabbè, io ho torto. Bella, la partita è stata bellissima. Ve lo dico, secondo me è stata bellissima. Potevo probabilmente gestirmela in maniera differente. Ho provato a tirargli un headshot, ma l'ho preso sul petto. Bella però, cazzo. Bella, bella partita. Abbiamo usato bene le doppie pistole. È stata divertente. Se siamo menati. L'idea era anche buona, quella di uscire e tirargli una pezza assurda. Purtroppo si vede che lui mi ha preso in faccia e mi ha fatto un dolore cane. GG. Signori, spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, a vostro CM89. Ci stava l'idea finale. Prossima volta provo a scappare e a usare le jump per ritornare sopra. Va bene.